meu. Thank you.
Thank you.
procedere alla premiazione di queste composizioni. Presidente, vieni qua, dammi la mano, andiamo a... Come va mai anche? Presidente, ma che ha detto la maniera, sì. Vuoi parlare tu, Presidente? Presidente, taci, ascolta. Allora, voi mi crederete che è stato veramente difficile, perché, ribadisco, è stata una... Questo concorso era prettamente per privati, per persone singole, per coloro che... Vi ringraziamo tutti fin d'ora per la vostra partecipazione, anche se non avete vinto, diciamo, nulla, per gli ultimi arrivati ci sarà in ogni caso un omaggio di consolazione, e vi preghiamo di poter ritornare il prossimo anno, perché noi ce lo promettiamo, vogliamo riproporre questa manifestazione e speriamo naturalmente in forma più massiccia. Io direi di partire dal quinto classificato. Il quinto classificato è questa serie di quattro ciotoline che noi abbiamo fatto una serie di valutazioni a punteggio con questi cartoncini numerati, quindi non sapevamo di chi fossero né quelle né le altre composizioni. Diciamo allora, quinti classificati, perché ne vedo più di una. Bobby! Ciao! Ci siamo accorti dunque, quando abbiamo fatto lo spoglio, che era la scuola media di Battaglia Terme, con punti 29, ha raggiunto il quinto posto, e veramente mi è sembrato proprio, che, come si dice, il cacio nei maccheroni. Abbiamo qui una bellissima enciclopedia pratica di giardinaggio e orticoltura che ha vinto appunto la scuola media di Battaglia Terme. Il presidente la darà così a titolo onorario, diciamo, alla professoressa professoretta Boretto Lucia, le chiedo scusa per la mia ritardanza. Congratulazioni ai suoi alunni. Ecco, passiamo così al quarto classificato con 30 punti, è la signora Daniela Zago e Davide Marchioro con la ciotola numero 15. Sì, questa qui, che ha fatto il tronco di legno con le piante appunto primaverili. Billy, vai tu via da qua. E qui c'è stata appunto una rappresentazione del canale di Battaglia, perché c'è un ponte artigianale naturalmente fatto con del legno, ed è veramente simpatica, carina, e meritava appunto anche questa il suo premio. Il quarto premio appunto in questo caso consiste in una azalea offerta da Top Speed, che non so se tutti l'hanno vista, quella composizione floreale che c'è al di là del canale. Chi non l'avesse fatto vada a vederla, perché è molto simpatica, merita di essere vista. Quindi un ringraziamento particolare a Top Speed per la sua partecipazione fuori concorso naturalmente, e anche per il suo impegno con questa offerta che ha fatto di una azalea rustica. Non è questa qui rossa, è questa qui sopra la mura qui. Questo è il quarto premio, che viene aggiudicato appunto alla composizione numero 15, alle due composizioni numero 15. Se ci sono i proprietari di queste composizioni, eccoli qua, un applauso, complimenti. Daniela Zago e Davide Marchioro hanno visto questa azalea rustica. Passiamo così, se volete prenderla subito potete farlo, è di vostro diritto. Terzo classificato con punti 31, la signora Toffolon Gabriella con la composizione numero 16, la composizione o pianta appunto, che è l'azalea rustica, ecco, sì. L'azalea rustica, questa qui, è una pianta che la signora ha da alcuni anni in casa e con grande successo è riuscita a coltivarla e mantenerla così bella, diciamo, e veramente complimenti. Se la signora Toffolon Gabriella vuole venire qui, è ammessa la figlia, accettiamo, eccolo qua, il marito.
Sì, allora il premio, il terzo premio è appunto, ci sta anche bene, un rododendro. Il rododendro è quello lì sulla mia destra, un rododendro che è una coppiata meravigliosa. Speriamo di vedere il rododendro anche il prossimo anno, un po' più rigoglioso, più fiorito e naturalmente con il successo che ha avuto questa pianta. Grazie ancora per la sua partecipazione. Passiamo così al secondo premio, al secondo classificato. Il secondo classificato con punti 32, scusate, Piva Ottorino, con la ciotola numero 25, con la composizione numero 25. Eccoci qui, signora. Sì. Allora, il secondo classificato, questa composizione, e il secondo premio comporta appunto un acero, che sarebbe questo, offerto da Calore Abbigliamento. Quindi la signora ha vinto questo acero bellissimo da giardino. Non metterlo in negozio e non sta a venderlo, vogliamo vederlo sto anno che viene più bello di oggi. Ecco, quindi ancora un applauso alla signora. Io ce l'ho qui, come Piva ti conosco, non conosco il cognome di tuo marito, ma no, non è Piva Ottorino, qui l'hanno scritta come nome difficile, Fidel Fatti Massimo. Complimenti Fidel Fatti Massimo e signora. E passiamo al primo premio, il primo aggiudicato, cos'è? Con punti 34, Dainese Lorenzo, che ha vinto con questo meraviglioso bonsai. Credo che lo merita veramente questo applauso, perché questo ragazzo ce la mette tutta, è un assiduo coltivatore di bonsai, ne ha fatti tanti altri, naturalmente non ha potuto e non ha voluto portarli qui, altrimenti poi aveva il dubbio, diceva qua mi scambiano per un venditore all'ingrosso, perché ne ha veramente tanti, la passione che ha è grandissima. Complimenti ancora e continua così, perché qui fai la barba a tante ma tante persone professioniste. Complimenti, tu hai vinto allora o un olivo oppure se vuoi, se è di tuo gradimento, un bonsai. Sta a te la scelta. Preferisci l'olivo? Sicuramente il bonsai ne hai di più belli di quello, però noi avevamo quello e quindi dobbiamo mettere questo qui. Quindi tu accetti l'olivo? Benissimo. Allora riconfermiamo di nuovo la vincita a Dainese Lorenzo, primo classificato per questa edizione Canale Fiorito 1998. Complimenti e complimenti ancora. Prima edizione e non ultima, perché il prossimo anno, come lo diciamo adesso, qui lo diciamo, qui lo scriviamo, Presidente lo riconferma, vero che la prima domenica di ogni maggio a Battaglia Terme si vorrà continuare con Canale Fiorito. Mingo parlare che basta, passo la parola al Presidente, che è un grande parlatore e che lui ne ha da dire quattro, dai. A tutti grazie e passo la parola. Ecco, grazie. Sì, è partito un po' in sordina questo Canale Fiorito, tuttavia ho visto una grossa partecipazione, possiamo dire, e quindi mi complimento con tutti voi. Volevo anche ringraziare Tiozzo, perché non si è ringraziato, nel senso che ha preparato una bellissima piattaforma a rischio quasi di annegare, presumo. E anche la signora, adesso non ricordo il nome, l'Orchidea, e naturalmente gli altri sponsor, che sono appunto Sartorato, Calore Abbigliamento e l'ultimo non ricordo. E basta. E a Proloco. Ecco. E Topo Speed l'abbiamo già detto. Ecco, io vi ringrazio nuovamente e spero che la partecipazione per il prossimo anno sia come questa volta e molto di più. Grazie. Altre due canzoni. Naturalmente per tutti gli altri partecipanti, lo so che forse è poca cosa, però c'è un omaggio floreale per tutti i partecipanti. Ci sarà a scelta tra, per i partecipanti appunto, o una pianta di sorfinia o un geranio. In più ci sarà una bustina di fiori
che quelli lì sarà appunto discrezione loro poterli piantare e poterli riproporre il prossimo anno. Ecco, scusate, ho dato questi passaggi, ma vedete, nel ponte di ferro sono stati messi dei fiori. Bisognerebbe che magari qualcuno avesse la bontà di innaffiarli ogni tanto, quelli che stanno lì vicino, se posso, perché noi ce la mettiamo tutta e cerchiamo di valorizzare questo nostro canale che merita di essere valorizzato e naturalmente bisogna anche curarlo. Quindi noi cercheremo di fare il nostro possibile, cerchiamo anche la collaborazione e l'aiuto di tutti. E vi aspetto alla fine del mese per la remada. Avviso che chi vuole partecipare alla remada e arrivare fino a Ponte Longo in barca lo può fare col mototopo. Metteremo fuori degli avvisi, quindi potreste andare dal canale di sopra, passare per la conca, arrivare fino a Cagnola, Bovolenta, Ponte Longo, eccetera. Una giornata in barca. Grazie e arrivederci. Buona continuazione.